Ci siamo. Dobbiamo entrare qui dentro. Eravamo la Biancaneve. Eravamo la di Cenerento. Ci sono delle foto per terra. Che cos'è? Sono fotografie di bambole queste. Cenerento alla sinistra e Biancaneve a destra, ma qualcosa non quadra. Non c'è pomello, ma io so portare. Ok. Beh, devo spostarle. Come non lo so. Ora. Hello. Non capisco. Ah, ti do da. Ok. Ti apri. Tu sì. Va bene. 2 minuti e mezzo. Che cazzo sei? Cioè, questo è il luogo che uscì dal castello del tesoro. È finto, non fa per niente paura. Signorina, dipende dal contesto. Si fidi che in questo contesto tutto fa paura. Anche quello che a lei sembra innocuo. Ehi, con questo ci si salvava. Dalia è con lei che disse che la ragazza era un diavolo che ha preso mia figlia per un sacrificio. Ma non è del tutto credibile, voglio dire, l'apparenza ingannano. Quando vidi quella foto nella sottosuola dell'ospedale pensai, quella bambina sembra Cheryl. È per questo che mi sento così. Comunque c'è qualcosa che non torna. Da questa storia non usciva niente di buono, ma non posso immaginarla come un diavolo. Ma lo sto immaginando o mi spiace davvero per lei? Come mai mi sembra che stia cercando aiuto? Per me Cheryl è la vera priorità. Tutto il resto può aspettare finché non l'ho ritrovata. E alla fine c'è una firma comandata. Mandateci che se si fa firma è Harry, papà, proprio lui. Ma le porte vi fanno schifo? Non posso.
Quindi devo andare di qua per forza. Ma dove? Qua, qui no. Non c'è nulla, non c'è nulla. Oh, non l'ha visto. Sto soffrendo? Pochino. Quello è un tronco, messo da un tizio. Ah, perché non è un tronco, è un tizio. Buono a sapersi. Entrate nella giusta felice. Nella giusta infelice. Lo so, ma se me lo scrivi col caps io mi spavento. Accade? Ah, niente di buono. Ehi, aspetta, qui non è. Dove c'è stata la boss fight contro la poliziotta? Sto cavallo è vivo, lo fosse vivo nella prova giusta. Non è normale il cavallo giusto, non è fatto di legno o di plastica. Lo so, ma mi sembra un po' strano. Basta. Questo qui è l'unico che si muore, forse perché è stato pugnalato alla testa. C'è un premio appeso sul fianco del cavallo come un chiodo. Quando esce 13, conta 4. Morirai del loro sortilegio. Se vuoi scappare c'è un'unica via di fuga. Uccidi prima di essere uccisi. Sarai salvato dal 12esimo morte. Che vuol dire? Allora, ok, non debba uccidere i cavalli. Fare domande di quello che sta succedendo. Io sto giocando un serpentino dove sto picchiando dei cavalli di una giostra con una katana. È tutto. Sono 8
capisce. Cazzo cade. Ma che cazzo? No, aiuto. Ah, giusto, ci vado a fare questo gioco. Aspetta, ma volevo... Perché mi devo assolutamente curare, anche perché sto prendendo uno schiaffo gigantesco, ma... Non va bene. Allora, piano, che non mi aspettavo tutto ciò. Via. Tu ricarica il cazzo. Tu ricarica, sei a posto. Via, un attimo. Non me la so per niente, mi ha preso tutto completamente alla sprovvista. No, vaffanculo. Ma perché non lo fa? Ok. Aspetta, aspetta. Ma ho premuto il tasto. Ok. No, io non sono così forte, eh. No, vabbè, se devo affrontarti con ogni arma che ho. Vabbè dai, quindi schivare meno. Non si sa bene per quale motivo, ma quindi schivare meno.
Penny. Ok. Allora, andiamo via. Cosa ne pensi di basta? Se va bene. Che di quella puttana. Da dove mica mi fai prendere? Perché se mi fai dipendere da salvataggio manuale, uso il salvataggio rapido. Ok, no. Cazzo sei. Cazzo, l'ho un attimo rifatto, ma mi ha dato in ordine diverso. Aspetta, no, ti devi salvare anche perché stai morendo. Ok. Imbattibile. Comita imbattibile. Meno che non utilizzi il mito anch'io, spero. Pure questo. Che però se non è equipaggio è difficile usare. Via, fottiti. La fai a morire. No, no, no. Sarebbe meglio che io morissi. Dopotutto non c'è niente da temere. Quel bambino, quel demone. Quando penso all'interminabile dolore che causerà una volta nato, ho deciso che invece della sofferenza e crudeltà sopportata in quell'infermeria, preferirei concedere a me stessa una morte ben più tranquilla. Perché io esisto. Non ho mai pensato a me stessa come una stolta. Alessa, è un po' strano per me chiamarti con quel nome, dopo che tu sei me. Ma sai che ti dico? Tu ed io la pensiamo in modi diversi dopo tutto. E non è neanche che ho dimenticato quell'infermeria. Finiamo da sta cazzo di giosta per cortesia. Grazie. Molto cortesi. Un attimo.
Cosa chiamo? È tutto troppo tranquillo. La camera di segreti è stata aperta. Affidati incondizionatamente il cuore per la mia anima eterna. Anche se dovessi sprofondare nelle tenebre, con te al mio fianco resisterò. Beh, ci avvicino. A dimostrazione del tuo potere miracoloso, guida le nostre anime obbedienti alla via del paradiso, o Signore. Con te nei nostri cuori non ci faremo indurre in tentazione. O Signore, salvaci con la tua compassione. O Signore, dacci la tua benedizione. O Signore, concedici le tue ricchezze. Dove sto andando? Scritto qualcosa sulla porta. Questa porta è il cancello che conduce alla via del paradiso. Entrate in seno alla Santa Madre, confessate i vostri peccati e siate perdonati. La pace eterna può essere vostra. Cioè? Ah, è la chiesa. How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Not yet. The time is not yet at hand. Non ho un salvataggio, penso ci fosse l'ho perso qui. Salvo qui. Non so in che modo sia un bene, ma lascio che. Ah, questo era il nostro salvataggio. Ok.
tanto dai qua lì che non salvavo. Va bene, niente, mi è inviato un audio. E con la schermata tutta completamente rossa. Ho il tarocco occhio della notte. Non vedevo l'ora. Non posso fare niente con l'organo e poi non so neanche suonarlo. Origine. I nemici e gli uomini non avevano nulla, i loro corpi dolevano e i loro cuori contenevano solamente odio. Oh. Cazzo da sonno. Combattevano senza sosta, ma la morte non giungeva mai. Si disperavano, bloccati in questa eterna sofferenza. Due. Nascita. Un uomo offrì al sole un serpente e pregò per la salvezza. Una donna offrì al sole una saetta e chiese in cambio la gioia. Provando pietà per la tristezza che avvolgeva il mondo, Dio nacque da quelle due persone. Redenzione. Dio creò il tempo e lo divise in giorno e notte. Dio tracciò la via per la salvezza e diede agli uomini la gioia. E Dio tolse agli uomini il dono dell'eternità. Volevo leggere anche questi. Creazione. Dio creò gli esseri viventi per tenere gli uomini in obbedienza a lei. Il dio rosso, Xuchilbara, il dio giallo, Lobsalvit, molti dei angeli. Infine, Dio iniziò a creare il paradiso, dove bastava entrare per dare agli uomini la felicità. Promessa. Ma Dio esaurì le sue forze e crollò a terra. Tutti gli uomini del mondo piansero questo sfortunato evento, finché Dio esaurì il suo ultimo respiro. Essa ritornò in polvere, promettendo il suo ritorno. Fede. E così Dio non è perduto. Dobbiamo pregare e ricordare la nostra fede. Attendiamo con speranza il giorno in cui la via del paradiso verrà aperta. Ma abbiamo poche responsabilità. Ok. Che è completamente al buio. Ti prego, dimmi che questa è la mappa. Sento suoni. Aspetta. Bene così. No matter how they burn me,
Forgive me for my wicked act of revenge. And deliver the soul of my poor murdered daughter. Please, also care for the soul of the girl whose life I have taken. God, I am a child, trembling with fear as I stare at death. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me. Voglio vedere cosa accade. Non c'è più nulla da dire. Perché dire?